Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata. Come sapete avevo lasciato quasi 1000 punti da parte e adesso sono a 4190. Giustamente ne utilizzeremo sempre 3500 e ne lasceremo sempre un po' da parte per eventuali live se ho la possibilità di farle. Mo quando finite la scuola probabilmente cercherò di farne qualcuna di mattina, così da potervi accompagnare un pochino. Allora, oggi andiamo a fare due eventi e andiamo a fare un bel chest opening. Ma prima andiamoci a aprire Gamatoto assolutamente, perché Gamatoto ci deve riportare la robina. Gamatoto, che ci riporti di buono? Ok, un po' di punti se l'è presi. E che cosa ci dai? Ok, un cazzai, anzi un cazzai, scusate. Un bellissimo cat food e esperienza. Ok, andiamo avanti. Quindi lo rimandiamo all'esplorazio, così prendiamo tanti di questi e possiamo aumentare il level up delle nostre carte. Vai così. Ok, si prosegue. Allora, che cosa abbiamo? Cat capsule ne abbiamo ben 3 e le andiamo ad aprire tutte e 3, ragazzi. Dai le cattiveria. Ok, aperta la prima, il gross cat che ce l'abbiamo se non ero anche potenziato. Prima o poi devo fare la forma crazed di quel gatto lì. Ok, andiamo ad aprirci il secondo, vediamo un po' che cosa ci esce. Il charge che non è male, cat cannon charge. Va bene così, e andiamo ad aprire l'ultimo. Olè, vediamo un po' che gattino ci esce. Allora, vediamo un po', un altro gross cat, mi sta dicendo qualcosa il gioco. Va bene, ti ringrazio. Ok, direi adesso di andare a vedere che cosa abbiamo tra le chest di oggi. Le rare capsule, vediamo un po' che cosa abbiamo. Air Booster. E abbiamo anche il 3 capsule draw increase. Allora, sinceramente, facendo così noi possiamo andare a prendere un Uber quasi sicura in 3 step. Quindi probabilmente io stavolta lo voglio provare a fare, ragazzi. Dai, facciamo questo, assolutamente. Ok? 3 capsule aperte per noi, vediamo un po' se ci esce qualche Uber a fortuna. No, lo Sniper Recruit. Ok, il Jurassic Cat e la Witch Cat. E va bene, questa era una 3 opening. Ok, increased bonus, vai. Step 2. Ok, ce la dovremmo cavare. Oh, una Uber. Una Uber delle nuove. Mi piace, non ce l'avevo. Kai, dovrò vedere che cosa fa. Andiamo avanti. Abbiamo lo Swimmer Cat e abbiamo un altro Jurassic Cat, un'altra Paris Cat o Salon Cat come la volete chiamare, e lo Stilt Cat. Va bene, più il milione d'esperienza, che è buono. Adesso 7 capsule 1050 con l'Uber rara garantita. Vai, assolutamente, degli Air Boost prendiamo un'altra super rare, anzi un'altra Uber rare, scusate. Ok, un'altra Salon Cat. Vabbè, il Gardener anti-zombie, il Cat Gunslayer che già c'avevamo, il Bat Cat che non lo utilizzo mai, il Team Cat per potenziare quello che avevamo, 2 Bat Cat assolutamente. Andiamo a potenziare Catman e questo è buono. Ok, un altro milione di esperienza per noi. Potrei rimanere con i 1000 aprendone un'altra? No, per quale motivo? Perché sono 3 capsule draw. Dovrei rifare tutta la scalata di prima, quindi no. Me ne apro 1500 e rimanco con 500 cat food. Vai, vai, 11 aperture, ok. Allora, Archer Cat, i Sushi Cat che non li utilizziamo più, l'Apple Cat che ce l'abbiamo potenziato, il Gardener Cat, una Witch Cat, il Cat Base Mini mai utilizzato, il Pirate Cat che andiamo a potenziare, il Cat Gunslayer uguale e un altro Catman. Ma il bello è che quest'oggi lo andiamo anche a utilizzare, ragazzi. Il Poco Cat che devo fare la forma Awakened, il Will Cat che una volta mi avete detto che era buono. Ok, ok, abbiamo trovato degli Air Booster 1 e i 2 Catman. Quindi niente, niente male. In più abbiamo preso anche diversa esperienza. Questi 590 me li lascio per eventuali live. Ok, vado a fare i miei potenziamenti e poi vi dico cosa facciamo. Ok ragazzi, stiamo vedendo Kai. È un Uber super rare, resistente ai volanti, in questo caso ai floating. E è survive, quindi dopo che arriva sotto lo zero riesce a riprendere un piccolo ammontare, quindi riesce a rimanere in vita. Attacco ad aria, quindi diciamo è una sorta di tancone anti-floating. E questo non è male per niente. Sarebbe anche da potenziare, ma per oggi non l'andrò ad usare. Anche se è molto interessante.
Ok, va bene, andiamo a fare quello che dobbiamo fare oggi. La prima cosa che andiamo a fare oggi è Attack on V-Ciclone Expert, ragazzi. Andiamo a vedere se riusciamo a portarcelo a casa. Ok, ragazzi, siamo pronti. Questa è una cosa molto difficile. È un'esperienza molto pesante. Attack on V-Ciclone. Non so neanche se sono in grado già di poterlo portare a casa. Allora, vediamo un po'. Sto facendo esclusivamente Mid Shield Tank, così almeno teniamo tutto fermo lì. Metto un Angry, così praticamente fa la pulizia di tutti quei bellissimi canguri. E non abbiamo nessun problema eccessivo. Riusciamo immediatamente a prendere tanti punticini. Ok, stanno cominciando a finire Mid Shield, quindi ne devo evocare un po' di più. Peccato, volevo mantenermi un pochino più equipaggiato. Ok, va bene così. Dovremmo riuscirci. Mettiamo un tancone anti-floatening. Ok, mettiamo Shadow of Gao sperando di riuscire a fargli qualcosa. Ok, i maledetti canguri stanno continuando a menare le mani. E noi cominciamo a evocare roba. Ok, evochiamo tutto quello che possiamo evocare. Ho messo il Max Energy, ho messo lo Sniper The Cat e il Treasure per aumentare le possibilità di drop. Ok, vai così. Assolutamente, di cattiveria. Ok, cerchiamo di mantenerlo laggiù il fermo possibile. Un po' di Sniper The Cat, un po' di Cats e tutto il resto. Un po' di Knockback, un po' di carte che praticamente fanno effetti ad aria sul Floatening. E dovremmo tenerlo fermo lì. Se non erro, il nostro drago che abbiamo messo oltretutto è resistente al Knockback. Il problema è che è lento a schifo, quindi prima che arriva quel maledetto del ciclone è già andato avanti. Infatti ci ha ammazzato già tutte le Uber e questo non doveva accadere. Sicuramente mi servivano delle Uber che avessero danni totalmente a distanza. Riusciamo a Knockbackarlo e questo è un bene per adesso, ma non è il massimo, perché comunque sta avanzando ugualmente. Non è che... No, è stato Knockbackato. Ai ai ai, quindi non è resistente al 100%. Ok, infatti è stato ucciso anche lui. Non stiamo andando bene. No, no, non ce la facciamo. Penso che non ce la facciamo. Guardate quanta energia ho. Eppure, eppure non stiamo riuscendo a tenerlo per niente bloccato o fermo. Ok, è arrivato sotto torre. Ok, io qui sto cercando di evocare il tutto il più possibile. Non ce la facciamo. Ok, a prima botta non ce l'abbiamo fatta. Quanta vita gli abbiamo tolto in questa maniera? L'abbiamo lasciata al 69% soltanto. È una brutta situazione. Ok, vai. Quindi abbiamo già tutte le nostre Uber up. Anzi, diciamo solo due perché ho messo Shadow Gao. Ok, vai così. Cerchiamo di fare una cosa subito decente. Subito a pulizia perché ha evocato già un sacco di robaccia. Ok, vediamo un po' se riusciamo a mantenerlo questa volta. Ho preso degli Uber tutti fisici che sono sbagliati in questa condizione, presumo. Persino Shadow Gao ci perde. Ok, l'abbiamo beccato, abbiamo stunnato tutti con lo Shadow Gao, quindi dovremmo essere abbastanza in buone condizioni. Ok, non è vero perché sta spingendo ugualmente. Anche se lo stunniamo e cerchiamo di beccarlo un pochino, ci rovina male. Ok, è stato stunnato e questo è un piacere. Ok, vai così. Dai, ristunnalo per favore, vai. Adesso Mid Shield a manetta, assolutamente. Ok, sta rimanendo fermo questa volta. Questa volta sta rimanendo fermo, quindi prima sicuramente ho sbagliato qualcosa io, perché adesso non si muove più di tanto. E è già meglio, è già molto meglio di prima. Sta facendo dei knockback, sta prendendo delle botticine, quindi dai così. I Mid Shield stanno facendo il loro sporco lavoro. Il problema è che era ancora, ripeto, ancora al 70%. Porca miseria. Oh, è stato buttato indietro, quindi ha preso danni. Ha preso dei buoni danni. Però stiamo già sotto torre di nuovo, raga. Siamo già sotto torre di nuovo. Posso sparare un fire qui. No, mi sa che mi tocca pagare altri 30 cat food. Voglio vedere a quanto l'abbiamo mandato. Ok, vai. Roviniamolo. Roviniamolo, è rimasto al 3%. Evoca, evoca. Mordug, evoca tutto, vai. Una cannonata, mo morite cannonata. No, non è vero. Ci ho sperato che moriva di cannonata e invece no. Invece è ancora lì a rompere le scatole. Non ci credo. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Oh, vai via. Vai via, maledetto. Devi andare via. Ok.
Proseguiamo. E adesso andiamo a finirla questa maledetta, perché vogliamo sbloccare la carta. Ok. Andiamo un po'. Cerchiamo di portarla avanti. Tanto ormai non ci sta più lui. Quindi, che poi non l'abbiamo ancora toccata la torre. Cioè, non l'abbiamo proprio mai sfiorata. Ok. Spingi bene. Aia, quel coso mi ha massacrato tutto. Ma quanto potente sei? Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Ok, vai così. Continuiamo di cattiveria. Ok, stiamo andando avanti. Dai, dai, su. Eliminalo, eliminalo quella specie di coso. Dai che vogliamo attaccare la base avversaria. Non gli abbiamo toccato ancora niente. Battaglia tostissima, ragazzi. Ho dovuto utilizzare due volte i cat food. Veramente troppo. Guardate quanta roba mi ammazza quel coso con un colpo. E non è neanche il cattivo della situazione. Era il ciclone il cattivo. Ok, vediamo un po'. Oppela, buttiamola giù, dai. Buttiamola giù, è rimasta solo quella maledetta bradipo tiposetto. E che fai danni sua, perché vabbè, è un bradipo. Allora, vediamo un po'. Ok, pulizia fatta. Dai, su. Quanto ci vuole a buttare giù una torre, su. Facci vedere chi comanda, dai. Che poi andiamo a fare un'altra bella Awakened, ragazzi, perché devo farne un'altra. Niente, non ce la fanno attaccare, ci stanno mette 10 anni. Sune, questa torre la vogliamo buttare giù? Siamo a 400.000, anzi 120.000 di vita rimasti. Oh, che fatica, sto sudando. Sia perché fa caldo da panico e sia perché questo ciclone non voleva morire. Ok, vittoria, ho dovuto pagare 60 cat, però almeno abbiamo preso il Rope Jump Cat, che poi andiamo a vedere cosa fa. 30 cat food e fully recovered energy. Ok, ecco il Rope Jump Cat. Che cosa fa questo gatto? Andiamo a leggerlo insieme. È un critical. Cioè io ho fatto tutto sto casino per un Rope Jump Cat critical single target. Seri? Almeno che non c'è la forma Awakened, così mi sa che ho sprecato un sacco di tempo. E ora andiamo a fare l'evento per fare la Awakened Form del Sumo Cat, ragazzi. Dai, proviamo a vedere se questa riusciamo a farla un po' più facile. Ok, un altro evento expert. Speriamo che questo sia un po' più semplice, perché quello era il V-ciclone e mi ricordo che mi avete detto tempo fa che era molto difficile. Infatti alla fine l'ho dovuto finire con due utilizzi di maledetto cat food. Per fortuna che c'hanno sempre abbastanza. Ok, cerchiamo di mantenerci abbastanza fermi finché sono Stickman. Che sono Stickman anche abbastanza tranquilli, perché tirano solo bottarelle. Eccoli qua. Sono arrivati i Sumo Cat, ragazzi. Vai de cattiveria. Allora, i Sumo Cat sono abbastanza fastidiosi, ma rimangono abbastanza fermi se abbiamo appunto Meat sul terreno. Peccato che non sta prendendo Knockback, e questo mi fa abbastanza pensare. Non vorrei che il Knockback su di lui non funzionasse. Però per fortuna le zampate che tirano quei cosi sono a distanza e quindi non vengono colpiti. Oh, che bello, abbiamo fatto dei danni al Sumo Cat. Intanto i nostri Mid Shield stanno facendo il loro sporco lavoro. Vai così. Opela. No, però vengono, diciamo, Knockbackati solo quando gli facciamo dei danni sopra. E mo ne evoca a milioni. Ok, per fortuna tutti gli Uber che ho messo sono a long range più o meno. A parte lui che si è avvicinato diretto alla torre, perché è molto furbo, sapendo che deve stare a lunga distanza, deve avvicinare al target finale. Ok, vai così. Mamma mia, ne ha evocati 4, penso. Mamma mia, quanti ne sta evocando, regà. Siamo nei guai. Sta toccando le Uber, oltretutto che sono long range. Ok. Va bene, vogliamo tutti i mid shield per cercare di salvare la situazione. Ma la vedo alquanto tostarella la faccenda, eh. Allora, posso evocare Shadow Gao, che quelli sono normali. Anche se non è long range, Shadow Gao dovrebbe fare il suo sporco lavoro ugualmente. Ok, li stiamo tenendo fermi là comunque, perché i danni li stanno ricevendo. Quindi questo evento forse è più fattibile di quell'altro. Forse quell'altro non era ancora al mio livello. Non posso deployare, ho deployato tutto. Va bene. Ok, allora continuiamo a fare mid shield, protezione e a cercare di spingere malamente questi. Ok, sembra che ce la stiamo facendo. Abbiamo qualche possibilità adesso che arriva lo Shadow Gao. Mamma mia, Shadow Gao fa pulizia. Bella Shadow Gao, te voglio bene. Ok, vai così.
I nostri mitici Shield stanno ancora coprendo. Ok, la Paris sta attaccando a distanza. Non possiamo deployare, abbiamo deployato tutto quello che potevamo evocare. Ok, vai, sto continuando in questo ritmo e sinceramente sta andando abbastanza, possiamo dire bene. Possiamo dire bene perché vedo che rimangono fermi là davanti e riusciamo a prenderli pure abbastanza zampadine. Ok, evochiamo i mid shield perché me li riescono comunque in qualche maniera a tirar giù. Opelà, opelà così. Si tratta solo di arrivare a toccare quella maledetta torre adesso. Ma solo quello ci è rimasto, perché... Ok, Paris Cat e Dragon Cat evocati. Vai, che pure loro attaccano con una certa distanza. Ok, stiamo riuscendo a spingerli sempre più indietro. Mamma mia, stiamo attaccando anche la torre adesso. Le Uber mie sono due rimaste vive, mi sembra. Il dragone è morto, peccato, peccato, peccato. Ok, stiamo proseguendo con molta tranquillità. Sembra, meglio non parlare subito. Ok, evoco un'altra Uber. Mi è stata uccisa adesso, ho fatto bene a evocarla. Ho fatto benissimo a evocarla. Mi serviva assolutamente. Ok, questa sarà una bella puntata lunga. No, non me l'aveva evocata. Schifoso di un cocco, non si fa. Ok, però siamo sotto la loro torre in pratica. Con Shadow of Gavo ancora in piedi, che sta facendo il suo sporco lavoro. Ok, dai, leviamoci tutto di torno. Ok, altra Uber evocata di nuovo. Dai, che si tratta solo di mantenere questo ritmo e buttare giù la torre mentre loro ci stanno attaccando di peso. Poi ditemi se il sumo Awakened è buono, perché sinceramente non so se si possa utilizzare o meno, o in che mazzi, se serve da qualche parte, se serve in qualche evento che ancora devo fare. Ditemelo voi. Ok, eliminato. Ce l'abbiamo fatta. Questo livello expert lo reggiamo, già già. Special Unit Sumo Cats True Form Acquired, evolved dopo il livello 20. Direi di andarla a vedere. Ecco il nostro Sumo Cat, si evolve dopo il livello 20. Non so se ce la facciamo con l'exp, ma sì. Madame Sumo, ok, evolve. Abbiamo evoluto, vediamo un po', il Rice Ball Cat, ragazzi, che è quello contro cui stavamo combattendo. Allora, le abilità è resistente al knockback, questa è un'ottima cosa. Attacco ad area, va bene, va bene, va bene. Ditemi se quella carta è una carta utile. Comunque, arriviamo a 300 like. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag del BattleCast qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo alla prossima puntata.